muscoli che guizzano. Perché come lo spinge non è qua, spingi questo, qua, o tu spingi e spingo, vedi? Tengo. Ma guarda, ma non spingi. L'altezza di età del corpo. Esatto, contrario, è aprire, lasciare la forza. All'altezza di età del corpo, perché comunque spinge, lui spinge. Se questa è contrapposizione. Lui spinge, ma questa è uso la struttura, non in maniera troppo attiva, lo spingi e spingo, sono più forte di lui e più pulito. Ma ed è un livello che dovete avere, ma adesso lui spinge, vedi che distribuisco la sua spinta. Non faccio nulla, nel senso non è che faccio solo qua, lui spinge attivamente, il mio corpo risponde con lo spinge e la sua spalla. È come se però come se la spinta su qua ecco perché l'ho detto, usate le mani delicatamente in modo che alla spinta delle mani la vostra postura c'è, da abituarvi a gestire le spinte così. Il discorso della tessività, cioè la palla ci fa. La palla è la struttura della flessibilità perfetta, ma noi non siamo la palla. Io la mia forza che ancora c'è ancora. Anche quello, ragazzi, dovete capire bene le cose, altrimenti cercate la luna nel pozzo. Quando tu non spingi, io non uso la tua forza, cercate di capirmi, perché è importante il linguaggio, visto che ci ho scritto sopra un libro intero. Quando tu vieni, io non uso la forza per radicarmi, perché il risultato. Non devo cercare niente, io cosa faccio? Quello che l'unica cosa che faccio è spingere. Ecco. È una conseguenza il radicamento. È come se è come un bastoncino che prende la corrente e si mette nella direzione di mio sforzo. Lui fa esattamente questo, il suo bacino si mette nella direzione di mio sforzo. La scarica. Non sono, capito? Il risultato è il corpo si allarga, mi radico a terra, eccetera, ma non è. Cercate di capire. Esatto, non è il fatto che tu spingi e io prendo la tua forza per radicarmi. Adesso faccio mentalmente, perché è importante come usate la mente. Altrimenti, Marco, sì. Quando spiego che cortesemente smettetelo di fare queste cose, okay. Perché devi stare molto attento, sì. Non ti distrai.